Buongiorno a tutti, direi che possiamo iniziare. Puntuale come gli svizzeri, sono le due, anche se svizzeri non siamo, ma direi che possiamo iniziare. Spero che l'audio sia buono e che tutti sentite. Se c'è qualche problema, magari o non sentite bene, scrivete nella chat. Oggi vi parleremo di inverter. Cercheremo come al solito di trasferirvi le informazioni utili, informazioni utili che potrebbero essere utili non solo per i clienti nuovi che magari conoscono poco dei nostri sistemi, ma anche per i clienti che conoscono già Unitronics e che magari la stanno usando, ma non hanno mai avuto possibilità di approfondire quello che noi intendiamo per la nostra totale soluzione integrata. Mi presento, io sono Roberto Corona, saremo in due a fare questo webinar. Dopo la mia breve introduzione, lascerò la parola al mio collega Jacopo Giardini, che è il responsabile tecnico. Gira. La mia parte prevede semplicemente una introduzione, ma proprio breve introduzione per quei pochi clienti che magari non conoscono molto di Unitronics. L'azienda Unitronics ha oltre 30 anni di storia, come vedete è stata fondata nel 1989. L'azienda è israeliana, ricerca e sviluppo totalmente in Israele e gestita internamente in azienda. Abbiamo una presenza internazionale, siamo presenti praticamente in tutto il mondo attraverso filiali o distributori partner. Abbiamo tantissime linee prodotti che possono essere utilizzate su macchine semplici o anche su impianti complessi o macchine grandi. Negli ultimi anni abbiamo aggiunto e integrato sia a livello di software ma anche a livello di hardware tutto quello che è la parte necessaria per il movimento. Perciò parlo di inverter, che è l'oggetto del webinar di oggi, ma anche servo e motori per poter fare un'automazione completa di una macchina con prodotti Unitronics. Possiamo dire che siamo leader di mercato se consideriamo ovviamente solo la parte di mercato che riguarda il PLC con l'HMI integrato, che è un po' la nostra invenzione, è quello che Unitronics ha inventato nell'89. Siamo sempre andati avanti su questa strada. Unitronics è un'azienda che è quotata in borsa a Tel Aviv. E siamo uno dei player, possiamo considerarci uno tra i player finanziariamente molto solidi. La nostra politica, al contrario di molti altri, diciamo anche concorrenti o comunque giocatori nel mondo dell'automazione industriale, è quella di non fare pagare assolutamente niente, sia per i nostri software, malgrado la loro potenza, ma soprattutto anzi, per l'assistenza tecnica, anche per l'assistenza tecnica. Anzi, soprattutto per l'assistenza tecnica, ci teniamo molto a dare un servizio di assistenza e stare molto vicini al cliente in fase di sviluppo dell'applicativo e del software. Diciamo che abbiamo anche una forte capacità di customizzare sia l'hardware, se necessario, ma soprattutto anche il software nel caso il mercato o gli stessi clienti ci richiedono funzionalità che magari in questo momento non abbiamo o dobbiamo solamente potenziare. Gira. Una breve cronostoria di quello che è la nostra linea, storia di rilascio dei nostri PLC. Come vedete, dal 1989 abbiamo fatto tantissime linee prodotti. Vi do solamente un'indicazione: dall'M90 in poi, quello che vedete che è nato negli anni 2000, tutti i prodotti sono ancora in produzione. Questo perché mi piace sottolineare
perché non ci sono tante aziende nel mondo dell'automazione industriale che possono dire di fornire dei prodotti sempre gli stessi da ormai più di 20 anni, 20-25 anni. Dare una garanzia di continuità di questo genere richiede veramente degli sforzi e degli investimenti notevoli. Siamo ancora in grado di fornire questo genere di prodotti, anche se ovviamente il cliente nuovo viene approcciato con clienti con prodotti di ultima generazione. Come vedete, nel nostro timeline dei prodotti, alla fine ci sono tutta la parte che riguarda il movimento. Tra le ultime funzioni che riguardano questo mondo, che abbiamo rilasciato, ci sono delle funzioni che sono relative ai servomotori, cioè la sincronizzazione degli assi, il gearing, il camming. E questo è una delle ultime, ma ogni 3-4 mesi aggiorniamo sia a livello di hardware che a livello di software la nostra linea prodotti. Adesso lascio la parola a Jacopo che entrerà nel tecnico e nel mondo degli inverter. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Jacopo Giardini, responsabile tecnico in Neutronics Italia. Da questa prima slide vedete subito come si presentano i nostri inverter, diciamo in varie taglie. Unitronics li chiama normalmente VFD, che sta per Variable Frequency Drive, oppure Drive, oppure Inverter. Prima di mostrarvi le caratteristiche dei nostri appunto VFD, e come possono essere configurati, vi chiediamo cortesemente giusto un paio di minuti per rispondere a un paio di domande che ci aiuteranno a indirizzare, diciamo, il webinar, a orientarlo magari verso argomenti di maggiore interesse, di maggior gradimento. Quindi a questo punto io seleziono la prima domanda che dovrebbe apparire sul vostro schermo. Con quale frequenza utilizzate i prodotti Unitronics? È possibile selezionare una sola risposta. Magari vi lascio qualche minuto appunto per rispondere. Magari qualche secondo, ecco, non qualche minuto. Ok, allora siamo come statistiche, posso dirvi bene? Bene, perfetto, grazie. Abbiamo un 25%, diciamo, degli utenti che sono collegati in questo momento al webinar, che ci riferisce che utilizza Unitronics per tutti i progetti, il 50%, quindi molte grazie a tutti per la maggior parte dei progetti, e il 25% rimanente, altri prodotti. Quindi, ok, ancora qualche secondo e poi proseguirò. Una seconda domanda, forse più importante per capire come normalmente gestite gli inverter. Quindi, come controllate solitamente un inverter? Mediante una logica da potenziometro più qualche ingresso e uscita digitale, marcia arresto, oppure una logica da PLC con I/O digitali, oppure totalmente integrato, diciamo, tramite un PLC. Lascio sempre qualche secondo per dare il tempo ai vari partecipanti di esprimere la loro scelta, che in questo caso mi sembra piuttosto netta. Siamo a un 100% analogica da PLC più I/O digitali. Molto bene, allora sono sicuro che ciò che a breve vi faremo vedere sarà, diciamo, interessante, soprattutto per la parte integrata con i PLC Unitron. Quindi chiudo il sondaggio e vi ringrazio molto, innanzitutto. Ok, riparto un attimo. Allora, ecco qui le applicazioni tipiche degli inverter. Naturalmente hanno svariati campi di utilizzo e qui riportiamo, diciamo, quelle principali nel settore industriale. Andiamo dal riempimento, ai compressori, nastri trasportatori, settore alimentare, ventilazione o HVAC, cioè Heating, Ventilation and Air Conditioning, pompe, printing e packaging. Diciamo, in che modo i VFD possono aiutarci? Migliorano l'efficienza energetica, prima di tutto, poiché offrono la possibilità di regolare con precisione il regime di funzionamento delle apparecchiature,
non più basato su potenze fisse con diciamo start e stop dei motori, ma con potenze variabili a seconda delle esigenze effettive dell'applicazione, quindi anche del carico che è collegato in quel momento al motore. Pensate ad esempio al compressore, alle pompe centrifughe o alle pompe in generale. I settori invece dove Unitronics è maggiormente presente sono pompe, nastri trasportatori, packaging e ventilazione, come vi dicevo prima, HVAC. Naturalmente inverter per motori in corrente alternata, trifase o a induzione, che poi di fatto è la stessa cosa. E quando si usano, quali sono le applicazioni tipiche? Le applicazioni tipiche sono diciamo apparecchiature che non hanno esigenze particolari di posizionamenti precisi. I nostri inverter sono a controllo vettoriale sensorless, non hanno però nessun diciamo feedback sulla posizione reale del motore. Quindi li chiamiamo loop aperto. Non c'è nessun encoder collegato al drive o al VFD. Definiamo loop semi-chiuso quando magari l'encoder viene collegato al PLC e quindi tramite la modifica di un programma si può andare a verificare effettivamente qual è la velocità reale del motore e quindi sapere nel caso ci sia un eventuale posizionamento, tutta quella che è la matematica o diciamo la funzione, la logica ladder per gestire il posizionamento, in questo caso è a carico del programmatore. Però sappiamo che in questi settori, quando si utilizzano nastri trasportatori o pompe oppure sistemi di ventilazione, questo sistema a loop ad anello aperto va per la stragrande maggioranza e c'è cioè con la possibilità per i più esperti o per i più precisi di poter anche eventualmente chiudere il loop sul PLC. Come dicevo prima, gli inverter consentono di risparmiare i consumi energetici, in quanto possiamo andare a variare la velocità del motore in funzione di ciò che sta facendo la nostra apparecchiatura e di gestirne anche l'avvio e l'arresto, con anche la possibilità di andare a variare la coppia che stiamo andando a generare, perché i nostri inverter, essendo a controllo vettoriale, offrono anche la possibilità di gestire la coppia, quindi limitare la coppia trasmessa al motore. Abbiamo in questa immagine due tipologie di inverter, diciamo sulla destra la taglia piccola con tastierino integrato e sulla sinistra una taglia un po' più grande, dove poi vedrete anche nelle opzioni il tastierino delle taglie più grandi può essere anche remotato. Caratteristiche comuni a tutti i nostri VFD sono la certificazione CE UL e CE UL, tutti hanno integrata la comunicazione per un PLC, quindi per prendere un riferimento di velocità o per comunicare parametri come assorbimento del motore, eccetera, eccetera, tramite Modbus RTU e quindi è sempre integrata. Come grado di protezione sono IP20. Una caratteristica esclusiva della serie B1 è l'ingresso STO SafeTorque-off a doppio canale, come vi dicevo, per la serie B1. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche, diciamo, tecniche di alimentazione. Qui abbiamo due colonne, la famiglia B1, quella che viene chiamata EU, quella che dispone tra l'altro dell'STO, lo vedremo anche più tardi, e sulla destra la famiglia invece B5. Adesso vediamo un attimo le differenze. Allora, la famiglia EU, la famiglia B1, come range di tensione in ingresso ha 200-240 volt corrente alternata monofase e anche la trifase 380-440. La famiglia B5 invece è trifase anche per il 200-240, classico tipico mercato americano, oppure 380-480. Frequenza di ingresso per entrambi 50-60 Hz. Qui la prima sostanziale differenza, la famiglia B1 è in grado di comandare e supporta motori asincroni trifase, la serie B5 invece è in grado anche di gestire motori sincroni. Come range di frequenza in uscita andiamo dagli 0 ai 400 Hz e vediamo come capacità di sovraccarico per entrambi i modelli 150% fino a 60 secondi o 200% massimo un secondo.
Come tipo di controllo, valido per entrambe le famiglie, abbiamo il classico V/F oppure controllo vettoriale sensorless, quello che vi dicevo prima, per applicazioni più, diciamo, esigenti e particolari. E questo è quello che poi consente anche il controllo di coppia. Come impostazioni di controllo, quindi come comandi al VFD, possono essere dati tramite Modbus, tramite analogica, come mi dicevate prima, quindi il riferimento di frequenza può essere quindi dato anche tramite ingresso analogica, il comando di marcia da digitale, anche delle uscite digitali, poi vedremo nel dettaglio, hanno entrambi i modelli un PID integrato e hanno anche un ingresso veloce fino a 50 kHz per essere comandati da un dispositivo che genera un'uscita veloce e quindi va a impostare la frequenza del VFD in base alla lettura di questo ingresso veloce lato VFD. Adesso vediamo come possono essere configurati e integrati in un'applicazione. Sulla destra abbiamo una configurazione, un'architettura completamente Unitronics, dove abbiamo il PLC Unistream, come diceva prima Roberto, PLC più HMI, tutto in uno, i due inverter, gestiti da un unico ambiente di sviluppo, che poi vedremo con una demo, che è in grado di gestire PLC più HMI, ma anche la configurazione dell'inverter. A sinistra vediamo l'utilizzo dei VFD Unitronics come dispositivi standalone, sé stanti, quindi magari gestiti come, magari per apparecchiature più semplici, con magari un potenziometro, quindi tramite ingresso analogico, e un marciarresto che arriva digitale. Nel caso qua di Unitronics, chiaramente parliamo di una soluzione totalmente integrata e quindi tutto quello che succede nell'inverter viene letto, quindi sia i comandi sia le letture, diciamo, dei parametri come corrente, tensione, eccetera, generata dall'inverter vengono letti tramite bus. Il sistema di sviluppo del PLC gratuito, come diceva poco fa Roberto, si chiama Unilogic ed è specifico per la famiglia Unistream. Gratuito il download, come è gratuito anche, come sono gratuiti tutti gli aggiornamenti che periodicamente rilasciamo. Adesso volevo far condividere la schermata, un browser, per farvi vedere dove è possibile scaricarlo. Siamo su unitronicsplc.com, andiamo nella sezione software, Unilogic. Qui è possibile scaricare l'ultima versione, chiedo scusa per il pop-up, e di sotto è possibile, oltre a poter leggere e verificare le varie caratteristiche e tutti i protocolli a disposizione su questa famiglia di PLC, è possibile anche scaricare una ricca raccolta di esempi suddivisi per vari argomenti, dalla comunicazione agli allarmi, gestione utenti. Insomma, che sicuramente facilita quello che è il lavoro di sviluppo software. Un altro interessante tool che mettiamo a disposizione nella parte Technical Support, video e tutorial, sono stati caricati per l'ambiente di sviluppo Unilogic, non parliamo degli altri due, diciamo sono di due famiglie di PLC di una generazione diversa, Unilogic è l'ultimo, quello che noi definiamo più orientato per l'industria 4.0, la famiglia Unistream. Abbiamo tutti i vari video tutorial che sono caricati e sono naturalmente presenti nel nostro canale YouTube, ma da qui è facile poterli identificare per argomento, quindi strutture dati, un esempio di configurazione hardware del PLC. C'è un po' di delay, vedo. Esempi relativi alla gestione delle lingue, per fare un PID, per gestire gli allarmi, ecco, sono sicuramente dei link interessanti. Torno adesso alla presentazione in PowerPoint. Ok, vado avanti. Eccolo qua, Unilogic è un software all-in-one, come vi dicevo, consente la programmazione del PLC, disegnare, diciamo, progettare le proprie pagine HMI, configurare e far funzionare un VFD. Questo perché, grazie alla totale integrazione in un unico ambiente di sviluppo. Vedrete poi tra poco nella dimostrazione
di Unilogic, proprio che faremo a breve insieme. Nel momento in cui viene inserito un VFD all'interno di un progetto, il sistema, l'ambiente di sviluppo, chiede se si desidera importare una serie di schermate, quelle che vi sto mostrando adesso, e di blocchi funzioni che ci consentiranno e vi consentiranno di configurare e avviare un inverter veramente in pochi clic. In questa schermata, in questo HMI, vedete ad esempio, vi offre la possibilità di modificare parametri relativi a frequenza, ai limiti di frequenza, minimi e massimi. È possibile modificare le rampe di accelerazione. Tutte queste schermate che vengono autogenerate sono naturalmente pronte all'uso per loro natura, ma possono essere anche modificate e personalizzate da voi. Vedete, qui siamo nei parametri di accelerazione e decelerazione, poi abbiamo la possibilità di andare a modificare i dati di targa del motore. Questo poi vedremo qualcosa in dettaglio più avanti con la dimostrazione. Abbiamo pronti via una parte motion già fatta, quindi collego il mio VFD al PLC tramite RS485. Abbiamo a disposizione già pronti al via, quindi senza scrivere una riga di codice possiamo inviare dei comandi di jog, dei comandi di frequenza, di marcia con riferimento di frequenza, dei comandi di controlli di coppia. Abbiamo una parte di tuning, naturalmente quando viene impostato il VFD in vettoriale, con tre tipologie di tuning, statico oppure dinamico, diciamo i due dinamici poi con due opzioni, diciamo breve oppure più approfondito, dove l'inverter va a rilevarsi un numero maggiore di parametri elettrici del motore. E poi abbiamo la parte trend già fatta, dove possiamo anche andare a fare delle registrazioni e nella micro SD del PLC viene poi scaricato e generato un file CSV, dove potremo andare a confrontare magari la frequenza in uscita rispetto alla frequenza impostata, la corrente assorbita dal motore, la tensione, cioè tutto già fatto, come ad esempio un altro parametro è la coppia. Qua in basso, come vedete, abbiamo lo stato anche del drive, diciamo del VFD. È connesso, in questo momento è in stop, non ci sono errori, poi lo vedremo al vivo. Ricapitolando, parametrizzazione, movimento, tuning e anche trend. Il tutto già pronto all'uso. Grazie a questi quattro ingredienti, i nostri inverter praticamente diventano plug and play. Adesso passiamo a Unilogic. Questo è il nostro ambiente di sviluppo. Adesso farò vedere, andrò a creare un progetto da zero. Andremo a dargli un nome, non so, tipo webinar VFD. Successivamente il percorso è già selezionato, si va a selezionare la tipologia di PLC Unistream, in questo caso la versione built-in è quella integrata, quindi PLC più HMI. Vado a scegliere un modello TA30 che oltre ad avere qualche ingresso e uscita digitale ha anche due ingressi in temperatura, due ingressi analogici e due uscite analogiche. A questo punto non ci resta che inserire una schedina 485 dove nelle impostazioni andremo a selezionare VFD, quindi automaticamente vengono caricati i parametri di comunicazione di default dei nostri inverter. In questa sezione andremo a selezionare la tipologia di drive B1-B5 ed ecco qua la richiesta di importazione delle pagine grafiche pronte all'uso, ecco qua fatto, delle pagine grafiche pronte all'uso, eccole che la caricate qua sotto. E sopra abbiamo invece i blocchi funzioni che di fatto per noi sono, tra virgolette, delle scatole nere, alcune dei quali tra l'altro fatti con linguaggio strutturato. Queste sono le schermate, diciamo, in fase di progettazione, quindi quelle che vi facevo vedere poco fa. E adesso, come ultima cosa, andiamo a associare al drive appena inserito la scheda 485. Adesso mi piacerebbe farvi vedere, andando a selezionare un'applicazione, eccola qua, vorrei farvi vedere che cosa possiamo fare con Unilogic. Quindi qui abbiamo associato la seriale al drive, quindi il canale è il 485. Andiamo a vedere questo Configuration 1. Vedete qui, dal sistema di sviluppo PLC HMI, abbiamo tutta la parte dei parametri suddivisi per famiglia, per categoria, dei parametri del VFD. Andiamo dai parametri Fast Configuration, quindi magari le rampe di accelerazione e decelerazione, i limiti di frequenza. Tra l'altro, con le colonne che ci indicano i valori di default, eccoli qua, i valori minimi e massimi che possiamo associare ad ogni singolo parametro, e tra l'altro l'unità di misura, che
se stiamo modificando una frequenza saranno Hertz, un tempo di accelerazione sarà secondi, ad esempio la potenza nominale del motore sarà in kilowatt e così via. Sono suddivisi e proviamo a cambiarne magari qualcuno insieme. Ad esempio nel motore andiamo a cambiare i giri a frequenza nominale, diciamo 1350, ad esempio. Andiamo a modificare magari anche, possiamo modificare le funzioni associate ad ogni singolo ingresso, poi vedremo qual è il numero di ingressi perché varia a seconda del modello. Ad ogni modo qui possiamo andare a selezionare la funzione che ci interessa, ad esempio for reset. Normalmente si tende a sfruttare, ecco, diciamo, la comunicazione Modbus, per cui tutto questo è disponibile magari per quei clienti che, ad esempio, preferiscono dare il run all'inverter non da bus, ma da, diciamo, uscita digitale del PLC. Però chiedo scusa, quello, diciamo, sta in base al progettista, ecco, sta insomma, al proprio modo di pensare, ecco. Altra cosa molto interessante con questo file di configurazione che può essere rinominato, magari dando un nome più specifico, magari più mirato al lavoro che poi deve svolgere l'inverter, possiamo vedere il riepilogo di tutti i parametri che sono stati modificati rispetto ai parametri di default del VFD. Questo file di configurazione, nel momento in cui viene effettuato il download dell'applicazione nel PLC, viene anch'esso scaricato all'interno del PLC. Poi, tramite dei comandi, questo file di configurazione può essere trasferito da PLC a VFD. Questo per spiegare che se dovesse esserci problemi per quanto riguarda un VFD, facciamo un esempio estremo, magari si guasta, si allaga il quadro elettrico, ad esempio, e il cliente finale deve sostituire l'inverter, non c'è bisogno di andare a riprogrammare tutto l'inverter. Chiaramente se abbiamo più inverter, bisognerà almeno impostare il numero di slave, quindi da 1 a 32, perché con Unilogic possiamo gestire fino a 32 VFD Unitronics, quindi bisognerà andare a mettergli il numero di slave nell'inverter, dopodiché da un comando che può lanciare l'operatore tramite un pulsante messo sull'HMI, questo file di configurazione può essere scaricato direttamente nel PLC, quindi senza nemmeno dover mettere le mani. Questa configurazione è molto comoda, come posso dire, per quei costruttori di macchine che configurano i dati di fabbrica delle loro apparecchiature, quindi qual è la configurazione di partenza. Poi tenete conto che grazie alle schermate HMI che abbiamo, se dei parametri dovesse rendersi necessario modificarli, è possibile modificarli sempre tramite queste schermate che vi facevo vedere prima, ad esempio questo è il motor parameter. E quindi successivamente può anche essere risalvato il file sul PLC, questo per rendere e descrivere la potenzialità. A questo punto vi farei vedere qualche cosa più nel ladder. Allora, vedete sulla destra, al di là di questa porzione di codice che ho già scritto per chiaramente velocizzare la fase, sulla destra abbiamo la toolbox dove sono raggruppati tutti i comandi ladder, dai contatti ai timer, alla gestione tabelle. Se vogliamo andare a puntare direttamente in una sezione particolare, se noi incominciamo a scrivere le lettere che identificano quella tipologia di comandi, ad esempio in questo caso VFD, il sistema ci propone tutti i comandi a disposizione. Vedete, utilizzando l'inverter Unitronics, non abbiamo necessità di dover, tra virgolette, studiare il manuale di comunicazione del drive. Non devo andare diciamo, leggere e a studiare qual è il registro per la control word, il registro per la status word, qual è il bit da alzare per abilitarlo. Abbiamo tutti i comandi, tutti i blocchi funzioni già fatti. E quindi, ad esempio, facciamo una rapida carrellata. Il primo ci consente, che poi lo vedremo più tra poco qua sotto, il primo ci consente di inviare un comando di marcia con il riferimento di frequenza che passiamo ad esempio, da un valore che l'operatore può modificare da tastiera, un comando di stop, un comando di jog, un comando di coppia, quindi si avvia con un comando dando i limiti della coppia erogabile che può erogare l'inverter.
uno stop di emergenza, quindi senza rampa di decelerazione, subito frequenza zero, un blocchetto per resettare l'allarme del VFD, un blocchetto per effettuare l'autotuning. Tenete conto che è già tutto fatto nella parte HMI di diagnostica che vi facevo vedere prima, e così via. Andiamo adesso passo per passo a vedere i vari blocchetti. Magari mi metto online sul PLC così vediamo anche il risultato. In questa prima istruzione fa vedere come poter scaricare il file di configurazione che abbiamo prima editato qua, o meglio qua, ok? Come poterlo scaricare all'interno del nostro VFD. Naturalmente nel parametro A andremo a selezionare qual è l'inverter, ne abbiamo uno solo, VFD1 tra l'altro potrebbe essere anche rinominato, come si chiama il nome della configurazione nel parametro B, dopodiché il blocchetto ci restituisce lo stato del comando. Se il comando è andato a buon fine andrà a zero, se il comando invece subisce, ad esempio c'è un errore. L'esempio tipico potrebbe essere: cerco di scaricare la configurazione mentre il VFD è in run, ciò non è possibile, per cui mi restituisce un errore. Qua sotto testo lo stato, quindi siccome qua mi dice se torna a 0, perché nel momento in cui prende il comando va a 2, cioè in progress. Non appena torna a 0 significa che il download è avvenuto con successo e mi setta un bit di download. Lo forziamo da qua direttamente dall'adder, per cui vedete qui io sto settando, forzando il bit manualmente, avrei potuto mettermi un pulsantino sull'HMI. Spero che abbiate fatto in tempo a vedere lo status che è andato un attimo a 2 per poi tornare a 0 e quindi ci dice il download è stato fatto correttamente. Questa funzione è stata particolarmente gradita da alcuni nostri clienti che per ragioni proprio di applicazione, diciamo anche di spazio all'interno del quadro elettrico, parliamo di inverter di taglia abbastanza grande. Per problemi di spazio, non potevano mettere due inverter e quindi dedicare un inverter specifico per il motore A e un altro per il motore B. Quindi il cliente si è occupato di fare una commutazione delle fasi dell'inverter perché i due motori non funzionavano mai contemporaneamente, perciò commutazione fasi verso il motore A. Download della configurazione del motore A. Si possono creare più configurazioni per lo stesso inverter. Non appena lo status del download conferma l'avvenuto download con successo, il cliente dà il comando, o meglio il PLC, perché poi di fatto il cliente dà solamente preme, magari semplicemente un pulsante. Quindi il PLC dà l'ok, quindi il comando di run con quello che deve fare al motore A. Non appena il motore A finisce il suo compito e l'operatore magari deve passare al funzionamento del motore B, vengono commutate le fasi dell'inverter verso il motore B, effettuato il download della configurazione per il motore B, due configurazioni diverse proprio anche a livello di dati di targa dei motori, quindi molto importante anche per il discorso di monitoraggio del sovraccarico. Non appena lo status del download configurazione motore B dà l'ok, si può partire con il lavoro del motore 2. Questa è stata particolarmente apprezzata. Andiamo un attimo avanti. Qui ad esempio vediamo qual è il comando, qui ho messo qualche commento evidenziato per diciamo, mostrare meglio la porzione di codice. Arriva un comando diciamo, di run, questo qui abbiamo il nostro blocchetto già fatto, semplicemente ci chiede qual è l'inverter a cui vuoi dare il comando, qual è il valore di frequenza, attenzione perché questo 2920 sarebbero 29,20, è un intero. In Unilogic il separatore delle migliaia è una virgola, per cui non è 2,920, ma è 2920, sarebbero 29,20 Hz. Qua sotto si può anche definire o cambiare il verso di rotazione del motore. Anche per questo blocchetto abbiamo la possibilità di monitorare lo status, se il comando è stato ricevuto correttamente oppure no. Velocemente. Poi vi vorrei passare alla parte di visualizzazione per farvi vedere anche tutta la parte di diagnostica che ci troviamo già fatte, pronta all'uso. Do semplicemente un comando di stop con decelerazione, quindi seleziono il mio inverter e qui potrò andare a testare se effettivamente il comando è stato recepito. Un comando di arresto, diciamo, istantaneo, quindi senza rampa di decelerazione, è questo oggetto qua. Tutti i PLC Unistream, quindi
quelli che si programmano con questo ambiente di sviluppo, dispongono della VNC. La VNC è il protocollo con il quale noi abbiamo la possibilità di remotare il display, eccolo qua, su un VNC viewer, in questo caso gratuito, sia per dispositivi mobili che per dispositivi PC e tablet, che ci consente praticamente di prendere possesso della parte CMI del PLC. Questa piccola applicazione, ho semplicemente messo uno slider che va a modificare, vedete qui la frequenza, qui sotto andiamo a leggere quello che l'inverter sta eseguendo. In questo momento è fermo, quindi do un comando di run, qui vediamo la rampa di accelerazione, questa è l'output frequency e quindi andrà da 0 a i 45,7 in funzione anche della rampa di accelerazione che abbiamo messo. Poi abbiamo il pulsante di stop, che sono quelli che poi i due blocchetti che vi facevo vedere prima, VFD stop, VFD alt, emerge, stop emergency, eccoli qua. Mentre se do un comando di alt, avete visto che gli ultimi 5-6 Hz li ho mandati subito a zero istantaneamente. Ecco qua, premendo su questa immagine, vediamo, entriamo nella parte di diagnostica, quella che è già pronta all'uso. Vedete qui, selezioniamo il drive, in questo caso qua ne abbiamo uno solo, ma se ne avessimo 5 potremmo selezionare qual è l'inverter che poi vogliamo modificare i parametri, eccetera, eccetera. Velocemente andiamo qua, è tutto già fatto, qui c'è stato un refresh, quindi il PLC ha chiesto al VFD di ricevere i parametri. Gli andiamo ad esempio a cambiare una rampa di accelerazione a 2 secondi, devo ricordarmi di fare apply, mi dice il comando è stato inviato con successo. Quindi tutti i parametri possono anche successivamente essere modificati direttamente dalle CMI, ma la cosa molto interessante è che il programmatore non deve fare nulla, perché abbiamo già tutto fatto. Andiamo, per esempio, possiamo modificare i dati di targa del motore. Possiamo anche andare a modificare le funzioni associate, ad esempio, agli ingressi digitali. In questo caso sto andando a selezionare, ad esempio, l'S2, gli dico read. In questo momento cosa faresti se ti arrivasse il comando sull'S2? Farebbe un forward jogging. Io posso andare a modificarlo e poi posso fare un write. Vedete, qui abbiamo tutte le opzioni ed è utilissimo perché è tutto fatto. Come vi dicevo anche prima, qui sotto abbiamo lo stato connesso, stop, no error. Possiamo anche andare a dargli un comando in motion frequency control, quindi senza la parte ladder che vi ho fatto vedere prima. Direttamente qua io vado a selezionare la mia frequenza, 26,5, do un comando di run, ecco qui che mi sta andando a 26,5, vedete che ci è arrivato più velocemente rispetto a prima, naturalmente perché abbiamo accorciato le rampe di accelerazione. Dopodiché possiamo dargli lo stop, invece sullo stop c'è la rampa un po' più lunga, per cui va a zero. C'è la parte tuning, in questo caso è disabilitata perché l'ho impostato come V su F, quindi la parte tuning si utilizza quando c'è il controllo di tipo vettoriale. E poi abbiamo la parte trend, come vi dicevo, non ho effettivamente il motore collegato, per cui non potrei farvi vedere la corrente. Ultimissima cosa prima di proseguire, sempre lato Unilogic, vedete sotto l'etichetta qui I/O abbiamo VFD1 che sarebbe l'inverter che abbiamo appena associato. Possiamo vederne lo stato, se la comunicazione è abilitata, se è stato rilevato 1, quindi assolutamente sì. Possiamo andare a vedere la famiglia dell'inverter o VFD. Sotto nello status noi abbiamo già tutto quello che ci serve. Ridiamo magari una marcia, la do io giusto per farlo partire. Chiedo scusa un attimo, ok. È partito, set frequency 45,7 sarebbe l'output, quindi sopra, quindi qua, il dato di, diciamo, la frequenza che è stata impostata, quella che è in uscita. Se io do un comando di stop, vedrete la rampa di decelerazione, ok, ecco qui va piano piano verso lo zero, il valore di l'output, quindi la tensione in uscita all'inverter, la velocità stimata del motore basata su quei 1350 rpm a frequenza nominale, cioè abbiamo a disposizione una struttura che ci consente di andare a leggere il codice allarme, il valore della coppia erogata, anche per addirittura, vedete qua, anche lo stato delle uscite. L'allargo un attimo, ridò uno start velocemente, lo faccio ripartire, vedete che mi è andata un ingresso, scusate, un'uscita che mi indica quando, ad esempio, il VFD è in marcia.
con la parte Unilogic ho terminato. Se qualcuno avesse delle domande, c'è una sezione dedicata nel GoToWebinar dove voi potete inserire delle domande e al termine del webinar risponderemo con piacere. Torno a questo punto alla presentazione PowerPoint. Ok. Eccoci qua. È il momento delle domande. Vi devo fare ancora un'ultima domanda. Chiedo ancora un attimo di pazientare. Ok, a breve la vedrete. Eccola qui. Qual è il vostro livello di esperienza con gli inverter? Mai usati? Conoscenza base? Buona conoscenza? Esperto? Lascio sempre qualche secondo per rispondere, dopodiché passeremo alla parte di programmazione parametri quando non disponiamo di un PLC Unistream, quindi quando i PLC, quando i VFD sono utilizzati stand alone. Ora, qui abbiamo un 25% dei partecipanti ci dice mai usati, un 50% conoscenza di base. Si sta cambiando leggermente la statistica, si vede che qualche partecipante sta quindi attendo ancora pochi secondi per dare, tra virgolette, il risultato finale. Do il risultato finale. 20% mai usati, 60% conoscenza di base e 20% buona conoscenza. Quindi ottimo, direi, vi ringrazio molto. Chiudo e proseguo con la presentazione. Ecco qua. A questo punto, vediamo come possiamo modificare e configurare i parametri del VFD Unitronics quando non c'è di mezzo un PLC Unistream. Abbiamo il tastierino integrato, quindi classico libricino con tutti i parametri. Abbiamo un optional che è una tastiera replicatrice per ad esempio i costruttori di macchine che fanno macchine ripetitive, magari ne devo fare 10 alla settimana, do un numero. Una volta che programmo un inverter con questi tastierini che sono dei cloni praticamente, si collegano al drive, fanno una copia di tutti i parametri, successivamente collegando il tastierino replicatore a un altro VFD effettua il download e quindi diciamo la configurazione praticamente istantanea. Ecco come si presentano i tastierini che possono essere remotati per gli inverter taglia piccola che hanno il display integrato, ma c'è una porta RJ45 per poter aggiungere il tastierino diretto, quindi re semplicemente remotarlo magari fuori dal quadro elettrico, magari uno mette la presa RJ45 sul quadro e poi all'occorrenza collega il proprio tastierino, ma può collegare anche il tastierino, diciamo, la tastiera replicatrice che di fatto si presenta, è molto simile, diciamo praticamente uguale. Oppure per gli inverter di taglia più grande il tastierino è integrato e può essere rimosso e remotato tramite un cavo LAN. A brevissimo andremo a rilasciare il software di Unitronics per la programmazione dei VFD direttamente da PC. In che modo? Collegando il convertitore USB RS485 al PC, quindi USB lato PC RS485 sul VFD, ed ecco come si presenta. Diciamo molto simile a ciò che vi abbiamo fatto vedere prima sull'Unilogic, ambiente di programmazione del PLC, con la differenza che questo è dedicato alla sola programmazione dell'inverter. Quindi anche in questo caso abbiamo tutti i parametri suddivisi per categoria. Anche in questo caso abbiamo le varie colonne dove possiamo leggere il valore minimo, il valore massimo di un particolare parametro. L'unità di misura è quello che è il default. Anche in questo caso abbiamo un riepilogo dei parametri modificati rispetto al default. E la cosa interessante per applicazioni ripetitive o semplicemente per archiviarmi i parametri di una macchina nel momento prima che venga spedita al cliente finale, posso esportarmi la configurazione che abbiamo scaricato sull'inverter e successivamente potrò riaprirla con questo ambiente di sviluppo e scaricarla su un altro inverter. Per cui ecco qua. Come
concludendo la parte di comunicazione, sia tramite Unilogic, sia tramite il software di programmazione Unitronix lato PC, configurare e avviare un VFD non è mai stato così semplice e veloce. Una tabellina riepilogativa semplicemente per mostrare che abbiamo diverse versioni a disposizione, 48, tutti gli inverter sono con grado di protezione IP20, come range di potenza andiamo dal 400 watt, quindi dal mezzo cavallo, fino ai 110 kW, che sono 150 cavalli, con possibilità di averli monofase 200-240 volt, trifase 200-240 volt, trifase 380-480 con certificazioni ULC, ULCE o STO doppio canale. Tante opzioni che ci consentono di identificare il modello giusto. Se non doveste trovare la taglia di vostro interesse, non esitate a contattarci. Se avete bisogno di qualcosa che non avete trovato in questa tabella riepilogativa o che non trovate nel nostro catalogo, non esitate per cortesia a contattarci a questo indirizzo email italy.sales@unitronics.com. Saremo a disposizione per valutare delle taglie tra virgolette speciali, perché gestiamo anche quelle. In questa slide vi mostro come poter interpretare i codici dei VFD Unitronix. Abbiamo normalmente, questo è un esempio, la prima parte 1 è UMI, che è comune per tutti i VFD, Unitronix Motion Inverter. Nella sezione 2 abbiamo la taglia dell'inverter fondamentalmente, ad esempio 4 sta per 400 volt, 22 sta per 2,2 kW. Nella sezione numero 3 avremo il tipo di alimentazione in ingresso, monofase diciamo 230 volt, trifase, cioè un range di fatto minimo e massimo, con la lettera B, con la lettera C, trifase 230 volt, con la lettera E, trifase con un range da 380 a 440 e in alcuni modelli fino a 440, a 480, chiedo scusa, esteso. Dopodiché il tipo di certificazione UL oppure CE-UL, a seconda del modello, e ultimo digit la serie, quindi la tipologia di VFD Unitronix, B1 motori asincroni, B5 anche motori sincroni. Ecco alcune specifiche elettriche come numero di ingressi a bordo VFD. Abbiamo la serie B1 che ha due ingressi analogici, uno 010 e uno configurabile 020 mA, 010 volt. La serie B5 ne ha tre in totali, due che possono essere 010 volt o 020 mA, uno fisso 010 volt. Come ingressi digitali, il B1 ne ha 5, 4 fino a 1 kHz, marcia, stop, reset, allarmi, uno invece quello per prendere riferimento di frequenza fino a 50 Hz. La serie B5 ne ha qualcuno in più, 9 in totale, di cui 8 a 1 kHz e 1 a 50 Hz per prendere il valore di velocità, riferimento di frequenza. Come uscite analogiche abbiamo per la serie B1 al di sotto dei 2 kW 2 abbiamo una sola uscita analogica che può essere 0,10 volt oppure 0,20 mA. Sopra il 2 kW 2 abbiamo una seconda uscita analogica disponibile con le medesime caratteristiche. Nella serie B5 invece abbiamo sempre due uscite analogiche incluse. Funzionalità integrate. Sistema dinamico di frenatura, sempre disponibile nelle taglie di VFD minore o uguale ai 37 kW, quindi è sufficiente comprare la resistenza di frenatura, abilitarla nei parametri e poi collegarla al drive. Sopra i 37 kW c'è un'unità invece esterna. Abbiamo filtri per quanto riguarda le emissioni, C3 integrato come tipologia, C3 integrato sopra i 4 kW. Opzionale C3 sotto i 4 kW, C2 sempre opzionale per tutte le famiglie.
livello di protezione IP20 e le opzioni di montaggio le vedremo tra poco. In realtà il grado di protezione l'abbiamo già visto, tutti sono raffreddati ad aria con la ventolina, quindi raffreddamento forzato. Ecco qua le tipologie di fissaggio. Abbiamo per la famiglia B1, possiamo fissarli o su guida DIN oppure sul pannello di fondo. Sul modello B5, nella slide successiva lo vedrete, c'è anche un'opzione flangia per montarli a pannello. Questo è un riepilogo di tutti quelli che sono i parametri, ma li abbiamo già visti, diciamo, sia sulla parte Unilogic, sia sull'ambiente, sullo software di sviluppo dedicato su, diciamo, su piattaforma PC. Sono veramente decine e decine di, se non centinaia di parametri, chiaramente in base all'applicazione, alla complessità dell'applicazione, la modifica di più o meno parametri è proprio in funzione della complessità. VFD Unitronics sono facili da programmare, semplici da usare, riepiloghiamo, filtri MC integrati, diverse opzioni per il montaggio, un ottimo range come temperatura di esercizio, da meno 10 gradi centigradi a 50 gradi centigradi, Modbus RTU come bus sempre integrato, unità di frenatura integrate, controllo vettoriale sensorless e quindi controllo di coppia come vi dicevo prima, ottima capacità di sovraccarico per carichi pesanti, safe torque off e accesso remoto, quindi grazie ai due software, l'Unilogic oppure la mente dedicato su PC. Ecco qui alcuni accessori, staffi di montaggio per montare sul fronte quadro, tastierine esterne, li abbiamo già visti prima, eccoli qua, resistenze di frenature, filtri in ingresso C2 o C3, eccetera, eccetera. Perché usare i VFD Unitronics? Perché hanno una consegna rapida, perché hanno 2 anni di garanzia con sostituzione gratuita, controllo e cablaggi semplificati, possono lavorare stand alone, quindi indipendenti o integrati a PLC, offrono la possibilità di controllo di coppia o semplicemente riferimento di velocità. Unica soluzione Unitronics completa per il totale controllo dell'automazione. Ampia gamma di VFD, gamma completa di PLC più HMI, software all-in-one Unilogic per la famiglia di PLC Unistream, quindi PLC più HMI più VFD, ottimo supporto tecnico e ottimo supporto commerciale, eccezionali. A questo punto, se qualcuno ha qualche domanda, può scrivermela nel tool della chat. Io per l'ultimissima volta vi chiedo un feedback fondamentalmente su come è andato questo nostro webinar su VFD Unitronics. Lo lascio partire. Avvio. In realtà la prima domanda è se qualcuno desidera ulteriori informazioni su VFD Unitronics. Verrà ricontattato successivamente dal nostro ufficio commerciale, quindi desiderate ricevere ulteriori informazioni di Unitronics? No, non in questo momento. Lascio qualche secondo per passare poi all'ultima. Lascio sempre qualche secondo e poi vi ringraziamo innanzitutto per questi feedback che ci date. Chiaramente l'ultima domanda sarà poi relativa a come avete trovato questo webinar. Vi chiediamo naturalmente di rispondere in maniera sincera. Allora, per il momento ho un 50% essere contattato, un altro 50% non in questo momento. Vi ringrazio tanto, proseguo, procedo con, chiudo questa e procedo con l'ultimissima. Ecco qui. Come vi è sembrato il webinar? Poco interessante, interessante, molto interessante. Sarà sicuramente uno spunto per migliorarci. Lascio sempre qualche secondo. Nel frattempo è arrivata una domanda da un partecipante. Se qualcuno avesse altre domande, nell'apposito box domande potete, o comunque eventualmente se le domande dovessero sorgere nei prossimi giorni, avete visto prima i nostri riferimenti. Naturalmente poi tutti riceverete la registrazione di questo webinar, magari anche per coloro i quali che si sono registrati, poi chiaramente per impegni vari
non hanno potuto partecipare. Allora, vi ringrazio veramente molto perché avete risposto con un 83% molto interessante e un 17% interessante, per cui un super grazie. Chiudo. Allora, la domanda che ci pone un partecipante è se sulla porta COM che è stata aggiunta sul VFD possono essere collegati altri slave. In realtà, Unilogic, magari lo riprendo un secondo così è più chiaro. Dunque, torno qui. Ok, mi scollego dall'online. Qui avevamo configurato, eccola qui, la nostra scheda seriale è questa e qui avevamo selezionato la porta per essere inizializzata con queste diciamo proprietà sulla velocità di comunicazione. Quando ci sono dei VFD Unitronics, in realtà la porta viene praticamente utilizzata ad uso esclusivo degli inverter. Ok, quindi se si dovessero collegare altri slave sempre in Modbus, quindi in RS485, anche pur avendo gli stessi parametri di comunicazione che normalmente si possono modificare, non è possibile su questa scheda, ma è possibile aggiungere una seconda scheda, eccola qua, e in questo caso qua, ad esempio, vedete che l'ha messa una attaccata all'altra, e in questo caso non sarà VFD, ma sarà Modbus, per cui possiamo scegliere i parametri, dicevo, la velocità, la parità, i bit di stop, in base ai dati poi dello slave e collegare altri slave che possono essere, non lo so, analizzatori di rete piuttosto che altri dispositivi in 485. Siamo veramente al termine. Torno un attimo alla presentazione. Se non ci sono altre domande, non possiamo fare altro che ringraziarvi tanto per averci dedicato del tempo. Sappiamo che è sempre prezioso. Per cui grazie a tutti, magari vi lascio ancora qualche secondo se qualcuno ha qualche domanda, altrimenti il webinar di oggi terminerà qui, ma come ho detto prima, se qualcuno di voi dovesse avere domande può naturalmente contattarci e saremo lieti di rispondervi e di ricontattarvi, ecco. Niente, al momento non arrivano altre domande, per cui ringrazio veramente tutti e ci vedremo, spero, al prossimo webinar tutti insieme. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Alla prossima.